Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Oggi voglio mostrarvi i 5 posti dove amo di più leggere. Ovviamente alla fine del video mi farà piacere conoscere anche quali sono i vostri posti preferiti per leggere. Prima di iniziare, come sempre, vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanella in modo da ricevere una notifica ogni volta che uscirà un mio nuovo video. E se non lo fate già, seguitemi anche su Instagram, io sono Martina Tazza. Cominciamo! Il primo posto, forse il più scontato, ma in realtà uno di quelli che adoro di più, è ovviamente il mio divano, perché sì, alla fine è un posto dove diciamo viene abbastanza naturale pensare di mettersi a leggere, però in realtà bisogna avere il divano giusto, nella posizione giusta, con la giusta illuminazione, e devo dire che io qui mi trovo benissimo. Devo leggere sul divano quando non c'è nessuno in casa, di solito, perché se c'è la televisione accesa o qualcuno che girella per casa è più complicato. Invece io adoro leggere nel silenzio, e questo, insomma, ci sono dei momenti durante la settimana in cui riesco a stare sola, mi stendo in questo divano e leggo. Questo è un divano nuovo, oltretutto, che abbiamo comprato da pochissimo. Quello di prima era un divano di pelle nera, mentre questo è molto più chiaro, e devo dire che l'illuminazione della stanza è perfetta, e anche questo divano contribuisce a rendere la stanza un po' più luminosa, e questo mi aiuta nella lettura perché, se posso, uso sempre la luce naturale. Inoltre diventa anche un divano letto, quindi se ho voglia proprio di prendermi tutto il mio spazio posso aprirlo e distendermi, e inoltre adatto per qualsiasi stagione dell'anno, lo sappiamo, no? Quindi sia d'estate che d'inverno o in autunno, come siamo adesso, con una bella copertina, magari una tazza di tè appoggiata qui accanto a me e un bel libro tra le mani. Insomma, il divano è uno dei posti, come ho detto, che probabilmente tutti voi avete in casa, ma che secondo me, con un buon libro che ci accompagna, diventa veramente un posto speciale. Il secondo luogo che vi mostro dove amo leggere è la mia cucina. Voi direte, è un po' strano perché comunque la cucina non è la stanza più comoda per leggere. In realtà, quando c'è un libro che mi appassiona in maniera particolare, cerco veramente ogni minuto libero per poter andare avanti. Quindi a volte mi capita di leggere mentre cucino. Magari sono qui ai fornelli, le preparazioni stanno andando, devo soltanto attendere che tutto sia pronto, che la pasta sia cotta, e quindi apro il mio libro e a volte addirittura in piedi qui accanto ai fornelli mi metto a leggere e vado avanti con la mia lettura. Altre volte invece mi siedo semplicemente al tavolo, magari in quei momenti subito prima di cena in cui il maritino guarda un po' di TV, la Katia gioca, e io ho qualche minutino di tempo per rilassarmi con il mio libro. Cerco di farlo soprattutto quando mi accorgo di aver passato troppo tempo della mia giornata al cellulare, quindi magari so di aver guardato tanti video, di essere stata tanto su Instagram. Allora di solito il primo istinto sarebbe quello di prendere il cellulare anche mentre sto cucinando e devo soltanto aspettare che tutto sia pronto, e invece, ecco, in quei casi cerco di non farlo, metto via il telefono e mi dedico a una bella lettura. Quindi fatemi sapere se anche voi siete alla ricerca durante la giornata di quei minutini liberi da poter dedicare a un libro che state veramente tanto amando. Il terzo posto dove amo leggere è la mia camera. Io leggo qui praticamente ogni sera, quindi prima di dormire ci mettiamo a letto e leggiamo un po' del nostro libro. Parlo al plurale perché ho la fortuna di condividere la passione per la lettura con mio marito. Può sembrare scontato associare il letto alla lettura, ma secondo me non è così, perché oggi viviamo una vita che ci fa sentire molto stanchi alla fine della nostra giornata, e tendiamo a pensare che la lettura ci possa soltanto affaticare, e che quindi dopo aver letto due righe i nostri occhi si chiuderanno e avremo solo voglia di dormire. Quindi siamo tentati di prendere il telefono e stare su Instagram o su YouTube fin quando il sonno non prende il sopravvento. In realtà questa è un'abitudine molto dannosa, non lo dovremmo fare, perché proprio fa male sia agli occhi sia al nostro cervello, e poi in generale non aiuta a dormire inondarci di immagini subito prima, ecco, di addormentarci. Quindi vi consiglio, se non lo
fate, in ogni caso se anche volete dare un'occhiata al cellulare, ok, però poi dopo di prendere un buon libro che vi accompagni nel sonno. Per fortuna, come ho detto, anche mio marito ama leggere, quindi quasi mai guardiamo la televisione quando andiamo a letto, e niente, apriamo il nostro libro e nel silenzio della sera leggiamo qualche pagina fino a quando non abbiamo sonno, chiudiamo e ci addormentiamo. Eccoci nel mio quarto posto preferito, in realtà probabilmente anche il vostro preferito, perché ogni volta che lo faccio vedere vi innamorate. Questo dondolo meraviglioso che tiriamo fuori ogni primavera e che teniamo per tutta la primavera appunto e per l'estate. Qui mi piace rilassarmi e leggere soprattutto nelle ultime ore del pomeriggio, quindi prima di cena, il tramonto, tanto il sole tramonta lì quindi non mi dà fastidio per la lettura, c'è fresco, c'è ombra, io mi metto qui e mi rilasso con un bel libro. Questa è veramente fatta apposta per leggere, cioè io penso che non esista un posto più comodo per le letture di questo dondolo, quindi ci sono molto affezionata. Durante l'inverno lo teniamo nei fondi della casa perché non si rovini con insomma le piogge e le intemperie dell'inverno, però quando arriva la bella stagione è il primo che viene messo fuori in giardino, perché ogni minuto è buono, ecco, per potersi godere il relax su questo bellissimo dondolo. Ebbene sì, l'ultimo posto che vi mostro dove io amo leggere è il mio bagno. Quindi sfatiamo un mito che molti ragazzi non lo credono possibile, ma sì, anche le donne fanno la cacca e quindi a volte abbiamo bisogno di passare un po' più di tempo in bagno e per questo abbiamo bisogno di qualcosa da leggere. Ci sono sì gli shampoo, ci sono i balsami e i bagnoschiuma, però ragazzi ormai lo sapete, queste cose non si comprano più con insomma nella plastica, si deve usare tutte saponette e saponi solidi, quindi non abbiamo più niente da leggere. Cosa facciamo? Prendiamo il nostro libro. Devo dire che una volta avevo più tempo da dedicare alla pausa bagno, adesso ce n'è un po' meno perché sempre qualcuno che bussa e che chiede quanto ti manca, però insomma diciamo che tendenzialmente se riesco a ritagliarmi un po' di tempo in bagno mi piace leggere un buon libro. Quindi insomma fatemi sapere se anche voi amate leggere durante la vostra pausa bagno. Io lo faccio soprattutto con i libri molto avvincenti, come abbiamo detto in cucina, quando un libro è avvincente ogni minuto ogni occasione è buona per poter andare avanti e leggere qualche pagina in più. Bene ragazzi, il video finisce qui. Io spero che vi sia piaciuto girare un po' con me in giro per la nostra casa e qui fuori, e come vi ho detto all'inizio, mi raccomando, fatemi sapere dove amate di più leggere. E niente, noi ci vediamo prestissimo in un altro video. Ciao!